Salve amici e benvenuti in questo nuovo Get Ready With Me, in cui appunto vi spiegherò un po' il nuovo lavoro, cosa faccio. Turu turu tu E appunto nel frattempo ci prepariamo anche assieme perché stasera dovrò andare a lavorare. Non ho ancora fatto skincare, quindi partiremo proprio dall'inizio. Cominciamo subito perché altrimenti, come al solito, non finiamo più. Ovviamente nel mentre di questo video vi racconterò anche un po' come ho trovato questo lavoro, come cosa faccio e tutto il resto. Dopo aver deterso il viso con i Bubble Double di Yeboda, tra l'altro voglio fare un video dedicato a Yeboda, cosa ne penso e tutto il resto, dato che ha fatto un po' di scalpore, diciamo, con tutta questa pubblicità che si fa. Poi vado con il tonico, questa qui è una lozione perfezionatrice ed esfoliante di La Saponaria. Togliamo un po' i capelli dal davanti, anche se non mi stanno benissimo, altrimenti non ce la facciamo. Comunque, quando fate skincare, mi raccomando, aspettate sempre qualche minuto prima di passare allo step successivo, altrimenti la pelle si carica di prodotti che poi non riesce neanche ad assorbire bene. Come sera ho deciso che voglio finire lui perché letteralmente sono qui, per cui ne manca pochissimo, così dopo posso buttarlo e dare spazio a nuovi prodotti della vitamina C, sempre della Saponaria tra l'altro. Questo siero veramente veramente ottimo e la vitamina C fa bene praticamente a tutti i tipi di pelle. Comunque, tornando al discorso lavoro, come ho iniziato, praticamente mio papà ha fatto un lavoro in questa pizzeria e gli ha chiesto per caso le servono camerieri e insomma, il gestore, il capo, in realtà non so se lui è proprietario o cosa del ristorante, comunque lui che gestisce tutto, gli ha detto sì perché comunque abbiamo un grande giardino per cui ci fanno sempre comodo altre cameriere, eccetera. Allora torna a casa e mi dice: guarda, se vuoi cercano, in realtà non è che cercavo un lavoro, cioè non... Io preferirei lavorare tipo in un negozio di cosmetici, tipo Sephora, così, solo che anche lì so che... Tipo per gli orari sono molto più non selettivi, beh, penso anche selettivi, ma rigidi, ecco, sono molto rigidi per questo tipo, io devo andare a un evento a Milano un giorno e devo lavorare, loro non è che mi dicono ok, vai, mentre lui mi ha detto tu me lo dici per tempo e non dovrebbe esserci nessun problema, non dovrebbe esserci nessun problema se tu non puoi venire. Comunque io di norma lavoro tipo 3-4 giorni alla settimana, settimana prossima lavorerò 5 giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Io non so se uscirò viva, anche perché ora è proprio il periodo di ottobre, dove voglio fare un sacco di face art, face paint, tutorial per Halloween. È tipo il mio periodo, non, cioè, il mio periodo preferito per quanto riguarda i miei capi contenuti, eccetera, perché mi piace un sacco registrarli. Dovrò riuscire a unire bene queste due cose. Io ho chiamato la pizzeria, passiamo al prossimo step intanto, appunto dicendo sono la figlia di che mi ha detto che cercate camerieri, volevo insomma capire come funzionava. Allora mi ha detto certo, se vuoi, se sei libera, ci troviamo per parlarne. E quindi siamo trovati questo venerdì, cioè questo venerdì, insomma un venerdì ci siamo trovati lì in pizzeria, e mi ha appunto spiegato come funzionava, che mi faceva un contratto a chiamata e che tra l'altro devo ancora firmare e scade oggi, cioè tipo entro oggi devo firmarlo e non l'ho ancora letto. Io vi giuro, sta roba dei contratti già con i social, che ogni volta che faccio una collaborazione a DV devo starmi lì a leggere 15 pagine di questi contratti, chiedergli di cambiare questo, cambiare quello. Ora sto pure pensando in realtà di entrare in agenzia, quindi devo leggermi il contratto dell'agenzia e proprio non ne ho voglia, io non ce la posso fare. Comunque, torniamo al punto del discorso. Cioè, io gli ho detto sarò disponibile dopo il 20 perché prima ero in vacanza in Grecia e quindi fa ok, il 22 allora se vuoi puoi venire a lavorare. Ok, bene, super. Ah, come crema avete usato questa qui di Diut, che ha un profumo veramente buonissimo, e se vi interessa dovrei anche avere un codice sconto non affiliato che vi lascio qui sopra se lo ritrovo. E ora finalmente passiamo al make-up, perché io quando mi trucco di solito non metto il contorno occhi, perché quando lo mettevo tipo si sgretolava tutto, probabilmente era il problema del contorno occhi. Però ora devo cominciare a testare bene un contorno occhi da usare prima del make-up, lo so perché è abbastanza fondamentale idratare bene la zona, però piuttosto che mi lasci tutte le, boh, tipo le pellicine, per ora evito finché non ho l'occasione tipo di truccarmi e non devo uscire, così anche se succede è lo stesso. Scusatemi, mi hanno chiamato un attimo i miei, comunque nel frattempo ho messo il lip care oil con vitamina E di Lamel che si trova da Douglas. Ha un effetto super specchiato, molto molto bello, ma lo uso per idratare le labbra mentre ci trucchiamo. Finalmente cominciamo con il make-up Brow Glue di NYX per fissare bene le sopracciglia. Dato che ultimamente non me le teneva su, però forse perché effettivamente c'era caldo d'estate.
Per cui voglio provarlo, voglio riprovarlo ora che c'è un po' più freschetto, per vedere se effettivamente ora me le ritiene su, altrimenti devo bocciarla perché è sempre stata la mia preferita, ora non può farmi questo. Vado sempre contropelo perché voglio un effetto bello strong. Mi piace un sacco appunto l'effetto super laminato. Questo qui l'effetto delle sopracciglia, sono venute super belle laminate, ma vediamo se reggeranno. E ora andiamo con il correttore, userò quello di Charlotte, penso, perché sì, oggi vogliamo essere un po' bougie. Prima vado a correggere le occhiaie con questa palettina di NYX che mi piace veramente molto. Utilizzo questo colore qui, quello più aranciato. In realtà tipo quello rosato, cioè non ho mai capito cosa serve. Devo informarmi meglio. Ne prendevo veramente, veramente pochissimo. Lo scarico un pochino sulla mano e poi vado leggermente, magari mi guardo allo specchio, altrimenti facciamo un po' fatica. Proprio un goccino, altrimenti comincia a entrare tutto nelle pieghette. Problemi vari che vogliamo assolutamente evitare. Questo correttore ho paura che mi sia un po' chiaro, dato che mi sono abbronzata. Ormai, tipo, lo ripeto 8 volte al giorno, però effettivamente non sono abituata a essere così scura. Però dai, secondo me possiamo farcelo. No, non bisogna sprecarlo. Questo qui, 40 euro di un correttore, insomma. Vado a sfumarlo con il pennellino e poi questo mi piace un sacco perché quando lo fisso non va più nelle pieghette. Eh sì. Il correttore lo stendo soltanto in questa zona, non vado anche sui brufoletti perché appunto voglio fare una cosa mega mega naturale e lasciare un po' libera la mia povera pelle che è un pochino distrutta, anche se sta già migliorando, noto i primi miglioramenti. Next step, io direi fissiamo tutto con la cipria oppure metto un po' di blush. Mettiamo un po' di blush. Evito di utilizzare contour, bronzer, vado direttamente con il blush perché appunto vogliamo una roba molto molto semplice, tutto pieno di capelli. Tra l'altro mi sono spezzata l'unghia, sono molto triste. Questo qui lo applico un pochino sul dorso della mano, così è anche troppo veramente, perché è abbastanza pigmentato. E poi con il mio pennellino di Real Techniques, che è tipo il mio preferito per fondotinta, non lascia le strisce, cioè io comunque poi passo sempre con una blender per andare a farlo entrare bene nella pelle, insomma, avere un effetto super bello omogeneo, insomma, vado sempre con la blender. Però anche da solo fa il suo sporco lavoro e questo qui è il blushino che è già troppo pigmentato. No, è troppo, è troppo. Niente panico, niente panico. Io non so se mi stanno bene più colori così o colori pescati comunque. Dove voglio andare a lavorare? Mi prendono in giro se mi vedono così i miei colleghi. Palese. Comunque tanto se non lo fisso sbiadisce, quindi intanto fisso solamente questa zona con la cipria e vado con questa qui, la Can't Stop Won't Stop di... Ah, il blush tra l'altro è di Gen.C, che non è un brand italiano, non so, cioè non è rivenduto tipo da Douglas, eccetera, però lo potete trovare soltanto tramite il sito di Gen.C, appunto. Ha delle cose molto carine. La cipria questa qui che è un pochino scurina, cioè è soltanto la 2, è la light, però io vado bene con la 1. Questa secondo me mi lascia già un pochino di alone, ma sono abbronzata, quindi io ci credo che va ancora bene. Ovviamente prima si toglie tutto dalle pieghette. Anche questo pennellino qui, sempre dello stesso set di Real Techniques per il correttore, è bellissimo. Cioè, qui non uso neanche la blender per sfumare il correttore, solo, solo lui. Mi piace troppo. Per incipriare vado direttamente con il puff, non per scelta personale, ma perché non trovo il mio pennello preferito, che è sempre dello stesso set, tra l'altro. Ve lo lascio qui il set, oppure ve lo linko nei commenti in descrizione, perché è super valido, costa sui 20 euro e ci sono 4 pennelli, di cui 3 più una spugnetta, di cui 3 pennelli li uso sempre tutti i giorni, uno invece è più tipo ampio per incipriare tutto il viso, ma di solito non incipro tantissimo, e più la Beauty Blender, quindi secondo me per 20 euro è un buon affare. Con un pennello leggermente più ampio e con ancora un po' di cipria vado a fissare anche il blush, così siamo tranquilli che restiamo con un po' di colorito per tutta la sera, nonostante dopo già 2 ore mi viene da dormire e svenire. No, sono un po' drammatica, onestamente. Vado con il mascara,
Questo qui di Shiglam super comodo perché si strucca con acqua calda e in più fa un effetto pazzesco. Io vado prima con lo scovolino, questo qui, quindi quello incurvante, e poi quello volumizzante, anche se so che in realtà effettivamente anche per logica dovrebbe essere il contrario, quindi prima volumizzi e dopo definisci e incurvi. Però a me le ciglia vengono molto meglio se uso questa combo, cioè questa combo, questo ordine. Vado bene a incurvarle verso l'alto. Poi se sporchiamo, mi raccomando, si pulisce, che non vogliamo palpebre sporche, anche se io tipo metà delle volte sono in ritardo, per cui alla fine finisce che esco con le palpebre sporche. Cioè, guardate come le separa bene. Super, super bello. Questo è quello che c'è anche la versione waterproof, però quella letteralmente non si strucca con niente. Quindi, a meno che non andiate in piscina, io eviterei. Scusate che... Ovviamente ho il raffreddore da 2 giorni, 3. Poi utilizzo la parte appunto più volumizzante per intensificare questo effetto. Comunque ho aggiunto un'altra lucina, non so se vedete la differenza, se è meglio. Allora, l'effetto del mascara è questo qui. Qua non so perché mi sono unite queste ciglia, ma fanno un po' tipo effetto eyeliner, quindi non so se mi piace o meno. Andiamo ora con un gloss, questo qui è il Max It Up che ho provato ieri in un video su Tricky Trock e mi è piaciuto molto, per cui voglio riutilizzarlo. È tipo pieno di perlescenze, quindi in realtà non so se è adattissimo per andare a fare la barista. Ah, a proposito, mi sono persa col tutorial e non vi ho più detto cosa faccio. Allora, lui mi ha detto che come prima cosa farò la barista, poi quando insomma ho fatto un po' più di esperienza, eccetera, mi metterà anche a fare la cameriera e quindi più a contatto col pubblico. Prendo intanto la matita labbra e arrivo. Quindi cosa faccio? Io praticamente sto al bar, mi arrivano le comande, ovvero gli ordini che fanno i clienti. Mi arrivano tutte le comande e per fortuna non sono da sola, c'è un'altra ragazza con me, altrimenti... Ciao ciao. Io li preparo, quindi ad esempio vogliono le coche, vogliono l'acqua, vogliono tutti i bicchieri, tipo ci arrivano i tavoloni con 20 coperti, bisogna mettere tutti i bicchieri sopra i vassoi, preparare tipo lo spritz, bicchieri di vino, le glassette che sono tipo i contenitori dove dentro si mette quando uno ordina la bottiglia intera, si prende la glassette che è questo contenitore con il ghiaccio, la bottiglia di vino e il tovagliolo. E quindi faccio tutte queste cosine qui. Soltanto che farlo per 4 ore, dalle 7 tipo alle 11, 11 e mezza, tipo un po' bello, poi basta però. Vediamo quanto resisterò. Tra l'altro, ma questo overline cos'è? Cos'è? Ah, questa qui è la matita di Mix, la Lie Loud, come vedete, non mi piace per nulla. Per nulla. So che prima di solito si fa l'overline e poi si mette il gloss, però in questo caso io vorrei qualcosa tipo di super soft, per cui se prima ho il gloss, tipo, si sfuma tutto meglio, viene tutto più naturale. Dura chiaramente di meno, però devo soltanto andare a preparare tutti gli ordini, fare i caffè, i cappuccini, gli orzi. Per cui è lo stesso, dai. Dicevo, ieri mentre, cioè, arrivo e ero da sola, cioè fino alle 7:30 ero da sola. Io ho iniziato tipo, è il quarto giorno, quinto giorno che facevo, quindi non è che so ancora fare tutto. Però l'altra ragazza che è sempre con me, che tipo lei lavora lì da 1 anno e mezzo, non c'era. Io tipo nel panico. Lì, ma scusate, oggi sono qui da sola? Ma stiamo scherzando? Però no, alla fine per fortuna è arrivata, però è arrivata alle 7:30. Non mi ha abbandonato per fortuna. Per togliere le macchie, nulla di speciale, ma come sempre vado con uno scovolino pulito. Controllo sempre col dito che sia pulito perché qui non si sa mai. E vado semplicemente a strofinarlo. In realtà questa tecnica funziona meglio se c'è del correttore sotto. Sulla palpebra nuda potrei anche andare direttamente con un cotton fioc che faccio prima. Però di solito vi trucco sulla palpebra, per cui usate questo. Se invece, come in questo caso, siete struccate praticamente, cotton fioc, un po' di acqua micellare, questa qui di Garnier mi piace molto molto. Si chiama Fresh Struccante Occhi Delicato Ipoallergenico Pelli Normali o Miste. E quindi vado direttamente con il cotton fioc, che faccio anche prima, e evito di, insomma, infastidirmi la palpebra. Voilà. Allora, amici, questo è il risultato. Le labbra, prima di uscire, ovviamente le renderò un pochino più soft, ma mentre devo fare un paio di contenuti qui, insomma, sui social le lascio così belle, belle
belle grandi due canotti. E niente, io spero so che il video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile. Ovviamente se avete richieste per prossimi video, recensioni, consigli, qualsiasi cosa, fatemi assolutamente sapere nei commenti che sarò felice di rispondervi. Se volete proprio essere sicuri e fissare tutto, possiamo andare con un setting spray, però io vi consiglio di farlo prima di mettere il mascara e però quando avete già la matita, in modo che si fissi un po' anche la matita. Io dai, no, dai, non, io oggi lasciamo stare. Mi raccomando se video... Ma questo dove mi è spuntato fuori? Comunque mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina delle notifiche in modo da restare sempre aggiornati e farmi sapere che comunque vi piacciono i contenuti, così continuo a portarli. Vi mando un super bacione, vi aspetto su tutti gli altri social e ci vediamo al prossimo video.